Siamo con il consigliere comunale Franco Pignataro, espressione del PDL, e questo progetto della scuola è stato approvato, e il merito insomma è anche un po' suo. Il merito è condiviso, tutti quanti si sono battuti per questo, tutti si sono battuti per questo risultato, insomma io avevo la possibilità alla provincia di farlo, sono riuscito a farlo parzialmente, il resto l'hanno fatto gli altri, insomma. Credo che sia un merito di tutta la città, insomma. Chiunque avrebbe fatto d'altra parte le stesse cose che ho fatto io, gli sforzi che ho fatto io, che hanno fatto altri. Ecco, la scuola è un progetto la cui esecutività è stata approvata, ci sono stati dei dubbi espressi, sollevati proprio da lei. I dubbi rimangono, perché oggettivamente, insomma, se noi avessimo urbanizzato l'intera maglia, non avremmo creato un presumibile, possibile danno al privato e avremmo risolto tutti i problemi. Ecco, magari un attimo soltanto specifichiamo per chi ci ascolta che insomma c'era una maglia che è in parte sottoposta adesso a variante urbanistica, no? Diciamo che il nostro piano regolatore prevede che le maglie omogenee come quella dove abbiamo fatto la scuola vengano urbanizzate per intero. Noi in realtà abbiamo urbanizzato e abbiamo finalizzato soltanto una parte di quella maglia, cioè la parte che era di nostra proprietà e che abbiamo venduto alla provincia. Non abbiamo invece tenuto conto della maglia di un conproprietario. Questo potrebbe creare qualche problema, ma evidentemente c'è la volontà, insomma, espressa anche stasera, di poter valorizzare anche la proprietà privata. La verità vera però è che purtroppo è stato il 2008 quando abbiamo la prima volta venduto il terreno alla provincia, è lì che abbiamo commesso l'errore di non urbanizzare tutta la maglia, perché l'amministrazione di sinistra allora non volle urbanizzarla tutta, quindi il problema risale ad allora.